Oroscopo Almanacco, bentrovate e trovati, 28 marzo, ciao da Mauro. Oggi è il Beato Antonio Patrizi da Monticciano. Compleanni, nati oggi, lei è Lady Gaga, la pop star statunitense, nata il 28 marzo del 1986. Lui è un modello e anche un attore, Stefano Sala, nato il 28 marzo del 1990. Prima di arrivare ai nostri 12 segni, dall'ariete ai pesci, il proverbio «devi attraversare il fiume» prima di dire al coccodrillo che ha un cattivo alito. Ariete, non accettate di accompagnare quella persona a fare shopping se poi vi rende così irritabili. Sareste una pessima compagnia. Regalatevi invece una giornata da trascorrere tranquillamente in casa. Avete bisogno di fare il punto della situazione con voi stessi. Toro, vorreste tentare di fare strani giochini psicologici per scoprire quello che voi temete. Non è affatto nella vostra natura essere così sottili. Rischierete di alimentare le vostre paure. È meglio parlare chiaro e capirete fino in fondo i motivi che vi turbano. Gemelli, sarete ancora piuttosto assorti nei vostri problemi di lavoro. Provate in questo fine settimana a dimenticare tutto e a vivere in mezzo agli altri. È il miglior sistema per ritrovarvi poi con le idee più chiare. Qualcuno potrebbe dire una frase per voi determinante. Cancro, dovrete fare molta attenzione oggi. Qualcuno ha deciso di darvi del filo da torcere. Potrebbero venire contestati alcuni vostri atteggiamenti e potrebbero essere fatti spiacevoli confronti. Non cadete nell'errore di dire tutto quello che pensate. Siate, invece, molto diplomatici. Leone, non esagerate, prendendo mille impegni. Vi sentirete pieni di entusiasmo, ma ricordatevi che non potrete accontentare tutti, quindi non fate promesse avventate. La vostra disponibilità, alla lunga, potrebbe essere pretesa dagli altri. Rischiate di disperdere le vostre preziose energie. Vergine, ha ragione chi sostiene che fare acquisti con voi è un vero supplizio. Non potete trascinare davanti alla vetrina più volte quella stessa persona. Dovete decidere se ne vale la pena, ma poi o comprate o lasciate perdere definitivamente. È vero che è importante spendere bene, ma non esagerate. Bilancia. Potrete organizzare un fine settimana spensierato. Ne avrete proprio bisogno, voi ma anche la persona del cuore. Se invece non avete ancora legami, incontrerete chi per voi potrebbe diventare importante. Cercate di introdurre nell'alimentazione più verdure. Scorpione, giusto o sbagliato che sia, manderete all'aria un progetto fatto con gli amici e che riguardava la giornata odierna. Siete riusciti a fare accettare il vostro invito a una persona che è in cima ai vostri pensieri da tempo e per nessuna ragione al mondo ci rinuncereste. Buttatevi allo sbaraglio. Sagittario, oggi sarete infastiditi dal comportamento dei colleghi o di chi avrete vicino. Vi sembrerà di essere assillati dalla loro continua presenza e vi sarà comunque impossibile liberarvene. È probabile che la vostra personalità susciti curiosità, nervosismo crescente, controllatevi. Capricorno, una persona che arriva da lontano cercherà di voi, mandando all'aria tutti i vostri piani. Poco male, perché potreste trascorrere una giornata piacevolissima. Ci potrebbero essere opportunità di nuovi incontri e la scoperta di nuovi interessi. Salute e forma fisica sono ottime. Acquario, c'è chi si sente da voi molto trascurato. Non scusatevi con i vostri mille impegni. Trovate piuttosto il tempo per ascoltare. Un po' della vostra compagnia gli farà ritrovare il buon umore. Potreste fare un acquisto particolarmente impegnativo dal punto di vista economico. Pesci, non suscitate inutili ansie in chi vi sta osservando. Dite una cosa, ma ne fate un'altra. Non sanno più cosa pensare di voi e dei vostri atteggiamenti. Cercate di essere più coerenti. Il vostro modo di essere appare troppo sfuggente ed enigmatico.